Ciao ragazzuoli, oggi vediamo una cosa molto interessante che molti mi chiedono perché spesso l'esigenza di un'azienda comune è quella di realizzare dei quiz, dei test con dei risultati. Allora, partiamo da una cosa, un concetto fondamentale. Ci sono sempre due modi per fare le cose, uno standard, veloce, che però alla lunga può dare un sacco di problemi, e un metodo invece custom, che sicuramente è meno veloce perché richiede più tempo per l'implementazione e la progettazione soprattutto. Poi però alla lunga dà molti vantaggi, nel senso che una cosa costruita da me inteso un me generico, può essere facilmente smontata e rimontata, molto banalmente. Mentre invece una cosa standard presa a pacchetto chiuso non la potete smontare, è difficile smontarla e di conseguenza anche rimontarla in maniera customizzata. E vi assicuro che il cliente tipico, soprattutto in Italia, parte con l'idea di fare una cosa standard, dopo comincia a chiederti la customizzazione. Quindi io consiglio comunque sempre di fare qualcosa di ragionato, perdete più tempo all'inizio, ma poi lo guadagnate alla lunga. D'accordo? All'interno della scheda slides vedete che ci sono una serie di bottoni. Lasciando perdere la parte più a sinistra, l'estrema sinistra dove c'è Content Library, My Templates, eccetera, questa è una parte di creazione di slide veloce che ti permette anche di importare le cose o di inserire nuove slide attraverso dei template già fatti. Ma questa è una cosa che vi consiglio magari di approfondire per conto vostro. Le cose interessanti sono, diciamo, nella parte centrale e poi nella parte destra dove c'è il record screen che serve per fare le catture. Allora, il discorso delle catture è interessante, ma magari lo vediamo un'altra volta. Per il momento concentriamoci su questa area qui. Questa area qui ci consente di inserire dei format veloci per costruire i nostri quiz. Allora andiamo ad esplorarli come se fosse proprio la prima volta che noi vediamo questa cosa. Ok, clicchiamo sulla nostra slide, la apriamo e andiamo a prendere ad esempio graded question. Allora, graded question cosa sono? Sono delle griglie di domande che hanno varie modalità di visualizzazione. Allora, quando voi aprite Graded Question, questo pulsante qui, vi si apre questa schermata. Ovviamente in Storyline 360, ok? Non garantisco che la schermata sia identica nelle versioni precedenti, quindi prendetela con le molle questa cosa della schermata. Comunque sia, voi aprite questa cosa qui e vedete già che ci sono diverse modalità di inserimento del nostro quiz in pratica. C'è il true-false, multiple choice, okay, multiple response. Solo questo vi dico, la differenza fra multiple choice e multiple response è abbastanza semplice. Multiple choice è una risposta unica. Multiple response, ci sono più risposte consentite. Poi c'è scusate, fill the blank, cioè riempimento dello spazio bianco sarebbe, in realtà è il riempimento di un testo, che a volte si usa, io lo uso pochissimo, però a volte si usa anche questo. Word, Bank, questo è lo spostamento dei blocchi, ti dà già dei blocchi che tu puoi spostare come fossero anche qui testi che puoi inserire all'interno di frasi, periodi, eccetera. Matching drag and drop, questo è chiaro, il drag and drop.
Matching drop down, io questo non l'ho mai usato e non mi è mai capitato di usarlo, però anche qui sperimentate e io consiglio sempre di giocare. Giocate con lo strumento e cercate di capire quali sono le cose migliori da fare. Vediamo il caso più semplice, ad esempio il multiple response, lo inseriamo e notate cosa? Che vi si apre questa schermata dove c'è una parte di Enter Question in cui voi scrivete la vostra domanda. Ok, e qui sotto avete le varie risposte. Risposta 1, risposta 2, risposta 3. Allora, importante, sulla sinistra c'è un'area, una colonna chiamata Correct. È ovvio che inserendo la spunta state indicando al sistema che queste sono le risposte giuste. Nel caso del multiple response, voi potete dare tutte le risposte corrette, cioè impostare in modo che tutte le risposte siano corrette, oppure una sola. Allora, in questo caso proviamo a farne due di corrette. Nella parte sotto c'è Set Feedback and Branching. Potete inserire il vostro messaggio di feedback, feedback corretto, feedback sbagliato. Allora, sulla destra vedete che c'è la colonna Points. Allora, la colonna points definisce dei punti. A cosa servono? Servono per poi esportare i risultati dei quiz all'interno di una slide che definisce il punteggio, una sorta di KPI, praticamente. Allora, anche qui, giocate con lo strumento, ok? Provate a vedere che cosa significa cambiare il punteggio, mettere 20 piuttosto che 60, 40. I punteggi poi li dovete definire voi a seconda della percentuale, la percentuale che desiderate impostare come soglia di superamento del quiz. Allora, sulla destra c'è l'area question, ok? Che si divide in form view e slide view. Question non è altro che il nome della slide che lui dà alla slide genericamente, ok? Per cui quando tu vai su slide view rimane la parola question e lui ti ha creato una griglia idiota, cioè per me è una griglia idiota, nel senso che si vede, è una cosa così standard che mi dà un po' anche fastidio, ma comunque questa griglia voi la potete abbassare, la potete girare un po' come vi pare. E cosa interessante, all'interno, adesso allocchiamo così, all'interno voi potete anche andare a definire lo stato del click quando ho fatto la risposta. Anche qui noi abbiamo già visto un po' di cose sugli stati, quindi non sto qui adesso a dirvi come fare per modificare i vari stati. Dovete giocare un attimo e cercare di capire voi come funzionano queste cose. Allora, qui adesso ci siamo soffermati un attimo su questo tipo di quiz. Voi siete a posto, avete fatto i vostri quiz, risposta multipla, multiple choice, andate su slides, ok, e inserite una slide di results.